Ciao a tutti, ora vediamo come intervenire quando si vogliono ristrutturare appartamenti di questo tipo qui, dove ad esempio si vogliono demolire dei muri perché si vuole cambiare la distribuzione, fare nuove stanze, si vogliono allargare come in questo caso il bagno, perciò bisogna demolire questa parete qui, però bisogna fare i conti con le strutture esistenti, che come in questo caso non sono sempre idonee a sopportare degli spostamenti, perché guardate qui in questo caso abbiamo questo solaio e questo solaio qui da più o meno 1,5 metri di luce appoggia su questo muro qui che sarà, sì e no, 12 centimetri. Oltretutto anche qui muro del vano scala 12 centimetri, perciò abbiamo queste situazioni nei centri storici. Qui siamo al secondo piano, sopra c'è un altro piano abitato, e infatti si vede che hanno fatto i lavori perché le travi sono in flesso, sicuramente hanno messo sopra una cappa collaborante e si vede infatti il getto del calcestruzzo che è uscito, eccolo lì. Perciò questo aumento di carico va chiaramente a caricare questo muro qui, è un muro portante, 12 centimetri, e noi dobbiamo intervenire e sistemare la situazione in modo che migliorare sismicamente l'appartamento, l'edificio, senza andare a indebolire. In questo caso andiamo a vedere invece le strutture esistenti. Qui invece sono delle travi uniche, sezioni variabili, cioè quello che trovavano mettevano, e qui abbiamo sempre l'appartamento, però questo muro è solamente una tramezza, perciò può essere tolta. Come faremo a intervenire? Lo vedremo nei prossimi video, quanti quei lavori, però concettualmente il concetto statico che abbiamo trovato con l'ingegnere è quello di andare qui a integrare questo solaio esistente mantenendo le travi, andremo a mettere delle nuove travi in lamellare che partirà da quel muro là e andrà su questo muro qui, perché questo invece è il vero muro portante da 60 centimetri, una trave unica che parte da qua e andrà fino là. La magia di questo intervento sarà quella di tenere su quel pezzo, questo solaio qui che appoggia su un muro portante, tra virgolette, e inserire le nostre nuove travi da qua a là, facendo in modo che chi abita sopra non abbia nessun danno per il lavoro che noi stiamo eseguendo sotto. Perciò con dei puntelli andremo piano piano a puntellare queste travi. Andremo a togliere cantieri, si dice, i pezzi di muro e poi andremo a inserire le nostre travi. Ecco, un lavoro complesso per l'unico modo per poter sfruttare questo appartamento e creare delle nuove stanze in base alle funzioni che vuole il committente. Questo è un primo lavoro, poi ci sono altri lavori che vedremo assieme, come ad esempio qui nel solaio, però piano piano andremo a vederli e a scoprirli nei prossimi video. Ciao da Nicola Preti e ci vediamo con lavori che interessano appunto solaio in legno o strutture in legno, nuove o esistenti. Ciao!